Ministro Giorgetti, aggiungo che intanto mi segnalano che ho fatto un errore, perché non parliamo di 1.000-2.000 metri cubi di gas, ma di 1.000.000-2.000.000, mi scuserete. A casa mia, miliardi. Ah, vabbè, miliardi, è vero, sì, miliardi. E quindi, va bene, ormai impazzisco con i numeri. E la seconda cosa che voglio dire è che chiaramente tutto questo al netto del lavoro che deve continuare e che riguarda il piano europeo sulla vicenda energetica, sulla vicenda della lotta, del tentativo di fermare la speculazione. Questo è stato anche ovviamente oggetto delle mie interlocuzioni ieri a Bruxelles. Voi sapete che l'ultimo Consiglio europeo ha fatto dei passi avanti su questa materia, mettendo nero su bianco la richiesta alla Commissione di formulare una proposta concreta sul tema di un corridoio dinamico, sulla vicenda anche del disaccoppiamento tra il prezzo del gas e il prezzo delle altre fonti energetiche. Ci sarà il 24 febbraio il nuovo Consiglio europeo dei Ministri dell'Energia. Abbiamo chiesto all'Europa, ovviamente, 24, ho detto gennaio? Febbraio. Niente, così, scusate. No, cioè, così. Ci sarà il 24 novembre un nuovo Consiglio dei Ministri dell'Energia e speriamo che insomma anche lì si possa arrivare a determinazioni più concrete. E insomma ieri nelle nostre interlocuzioni chiaramente abbiamo molto acceso il riflettore sulla necessità di dare immediate e concrete risposte.